Buongiorno, ben ritrovati a questo nuovo incontro che ha per oggetto la relazione di calcolo secondo NTC 18. In realtà, oltre a parlare strettamente della relazione di calcolo, l'occasione sarà utile per fare un discorso un po' più ampio relativamente anche ai software per il calcolo strutturale che sono ovviamente collegati alla relazione di calcolo in quanto strumento per produrre i documenti necessari e per la formazione della relazione, ma soprattutto per il calcolo delle strutture. Allora, il primo punto riguarderà quindi l'esame della normativa che è costituita dal capitolo 10 delle norme tecniche per le costruzioni versione 2018, però aggiungerei anche le istruzioni CNR 10.024 che pur essendo del 1986, quindi direi ben datate rispetto al giorno d'oggi, costituiscono un elemento molto interessante, addirittura di portata superiore rispetto a quello che è stato riportato nel capitolo 10, in quanto oltre ad essere anche loro intitolati impostazione e redazione della relazione di calcolo, trattano nello specifico alcune caratteristiche del software. Bene, prima però di entrare appunto nella normativa, io vorrei fare una breve digressione per quanto riguarda diciamo l'approccio del calcolo strutturale, nel senso che se noi consideriamo il calcolo strutturale come un caso di problem solving, in realtà noi abbiamo appunto un problema che è quello di calcolare una struttura, dimensionarla se è una struttura nuova o verificarne la capacità portante e la vulnerabilità se si tratta di una struttura esistente. Bene, il problem solving è un approccio razionale alla soluzione di problemi, il titolo direi è piuttosto esplicativo, e in particolare lo si può dividere in tre fasi. La prima relativa alla definizione del problema, la seconda relativa alla soluzione del problema, la terza rispetto al controllo della soluzione. Vediamo quindi di cercare di applicare questa metodologia appunto al calcolo strutturale. Quindi il primo punto è la definizione del problema, altrimenti detto problem setting. Quindi vuol dire questo definire nei termini più chiari possibili di che cosa, qual è la materia su cui andiamo a lavorare. Il punto 1 infatti si riferisce alla individuazione degli obiettivi e dei vincoli, quindi che cosa dobbiamo ottenere, di che cosa stiamo parlando. Per esempio potrebbe essere la verifica di vulnerabilità di un edificio esistente, quindi i vincoli sono di conoscere al meglio questa struttura, di capirne quali sono gli elementi caratteristici, direi in prima battuta di che cosa è fatta, quindi se è in calcestruzzo, se è in muratura, se è mista, di quali sono gli elementi prevalenti. La seconda è che tipo di strategia utilizzare per ottenere questo l'obiettivo che appunto abbiamo definito prima, quindi per esempio immaginare di effettuare delle analisi che potrebbero essere nel caso delle murature delle analisi di pushover o nel caso di strutture in cemento armato invece delle analisi elastiche lineari in cui si va a individuare appunto la capacità di risposta dei singoli elementi. In realtà potrebbero esserci appunto soluzioni alternative e quindi questo è un aspetto importante perché noi potremmo decidere appunto per esempio in una struttura mista se ritenere prevalente appunto la muratura rispetto al cemento armato o al contrario e quindi immaginare di avere due strategie che possono anche dare luogo a due soluzioni effettivamente organizzate in questo modo. La parte finale riguarda invece la decisione
cioè di quale strategia andremo ad applicare, quindi un piano operativo per ottenere appunto ciò che è stato individuato al punto 1. Vorrei sottolineare che questo di tutta la logica di soluzione dei problemi in genere è il punto meno approfondito ed è la causa probabilmente dell'incertezza delle attività che seguono, nel senso che se non è ben chiaro cosa si vuole ottenere, come lo si vuole ottenere, quali sono le modalità per ottenerlo, è chiaro che tutto il resto può essere affetto, direi, da quello che possiamo chiamare superficialità, cioè abbiamo trovato una soluzione che apparentemente ci appaga, ma che in realtà può essere piuttosto lontana dall'avere una soluzione corretta e precisa. Va detto anche che tutta la normativa non tratta assolutamente questo. Nella relazione non viene richiesto questo aspetto e tratta invece della parte più operativa, che è quella della soluzione del problema. Allora, se noi di nuovo la traduciamo in termini di calcolo strutturale, sul risolvere il problema vuol dire definire un modello di calcolo, ma a questo punto sulla base delle scelte fatte al punto 1, per cui abbiamo deciso per esempio che sarà un'analisi pushover e quindi abbiamo già preso una strada sulla quale ci indirizzeremo. Punto 2 sarà la scelta degli strumenti di calcolo, nella fattispecie il software, e di questo ne parla in modo direi esteso sia l'NTC ma soprattutto la CNR. E arrivare quindi a una soluzione del modello, nel senso che abbiamo deciso una pushover, abbiamo realizzato, lo realizzeremo con un software, per esempio con Tremuri, che è il nostro software per il calcolo delle strutture in manutura, abbiamo realizzato il modello e abbiamo ottenuto un risultato. La terza fase quindi riguarderà il controllo dei risultati e su questo le normative entrano, sia la NTC che le CNR entrano direi abbastanza in modo approfondito, pur dando delle richieste diciamo più di tipo qualitativo. Un confronto, diciamo una validazione di questi risultati, quindi un confronto con analisi semplificate e alla fine la produzione degli esecutivi che saranno costituiti da documenti, quindi relazione di calcolo, piuttosto che disegni veri e propri che rappresentano o il progetto o il rilievo che ci interessa. Vediamo adesso in dettaglio gli aspetti della normativa relativamente appunto al capitolo 10. Capitolo 10 è costituito da sostanzialmente due articoli con dei sottarticoli 10.1 e 10.2 e i relativi commenti riportati nella circolare. Allora, quello che vediamo qui è il commento, diciamo, introduttivo in cui si specifica che appunto il capitolo 10 riguarda la redazione dei progetti esecutivi delle strutture e anche dei criteri guida da utilizzare per gli uffici preposti per appunto il controllo, quindi i vari uffici del Genio Civile, insomma comunque l'ufficio che deve dare l'autorizzazione per il benestare sismico. Ecco, questo è importante perché, da quanto mi risulta, esistono parecchie discussioni in merito appunto all'approvazione anche le lungaggini nei termini di contenuto, nei termini di interpretazione della normativa, per cui è interessante esaminare appunto il contenuto di questo capitolo per verificare se ci sono degli aspetti che possono facilitare questa funzione. Ho sottolineato in rosso quello che mi sono sembrati degli aspetti salienti. Quello che vediamo adesso è la redazione dei progetti per gli interventi strutturali di edifici tutelati. Si fa riferimento alle specifiche disposizioni del settore, nel senso che
esiste una normativa DOC rilasciata dal Ministero dei Beni Culturali che era stata aggiornata in prima battuta per la PCM 3274, poi per l'NTC 2018, adesso presumibilmente lo sarà per la NTC 2018, relativamente all'applicazione dei criteri di progettazione e diciamo interventi strutturali nell'ambito appunto dei beni culturali. Le caratteristiche generali dei documenti che dovranno essere prodotti sono sostanzialmente rivolti ad ottenere chiarezza espositiva, completezza dei contenuti e a descrivere compiutamente l'intervento. I documenti previsti sono una relazione di calcolo strutturale, la relazione sui materiali, gli elaborati grafici, i particolari costruttivi, il piano di manutenzione e i risultati su relazioni sui risultati sperimentali corrispondenti alle indagini specialistiche ritenute necessarie alla realizzazione dell'opera. In realtà non solo entra in gioco la norma tecnica per le costruzioni, ma qui vengono richiamati come commento al punto 10.1 il testo unico per l'edilizia, quindi il DPR 380/2001, e il vigente codice dei contratti pubblici per gli appalti e diciamo la normativa riguardante i livelli di progettazione per le opere pubbliche, che ricordo essere preliminare, definitivo ed esecutivo. Il commento al 10.1 riporta un aspetto sul quale vorrei fare una considerazione che reputo importante, e cioè riprende quanto appunto detto all'articolo 64 del DPR 380, in cui si dice che in ogni caso il progetto deve essere redatto in modo da assicurare la perfetta, tra virgolette, stabilità e sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità ed escludere per quanto possibile la necessità di variazioni in corso di esecuzione. Allora, lascio perdere la questione riguardante le variazioni in corso di esecuzione, in quanto si tratta di questioni, diciamo, puramente organizzative, ma vorrei invece focalizzarmi su quanto richiesto, ripeto, perfetta stabilità, evitare qualsiasi pericolo, eccetera. Perché mi voglio soffermare su questo punto? Beh, direi che qui, a mio giudizio, c'è una palese contraddizione tra le richieste di questa parte normativa rispetto a quanto dice l'NTC 18. Allora, l'NTC 18, come sappiamo, è una derivazione degli eurocodici che a loro volta hanno adottato in modo chiaro e estremamente netto la logica probabilistica o semiprobabilistica, ma comunque il concetto base è che ciò che governa le costruzioni non può essere sempre determinato in modo chiaro, in modo preciso, per cui l'approccio scientificamente corretto è quell'approccio probabilistico. Ora, c'è un punto chiave su cui questo concetto viene espresso, in cui si dice che la resistenza, cioè il più basso valore della resistenza RD rappresentato nella campana verde, quindi essendo il basso è a sinistra, deve essere maggiore del più alto effetto delle sollecitazioni, cioè degli effetti dei carichi, cioè della campana di destra. E quindi questo è un criterio cautelativo, ma è un criterio che, appunto, essendo basato su una distribuzione probabilistica, quindi una densità di probabilità delle resistenze e degli effetti, non può escludere la
cioè non esiste l'impossibilità che non si verifichi un collasso della struttura. Semplicemente vengono ripresi due valori ragionevoli, il primo andando a minimizzare la resistenza, il secondo andando a massimizzare la capacità dell'effetto dei carichi, e dicendo che il primo valore deve essere comunque maggiore del secondo. Ma in realtà si parla di valori caratteristici, cioè il 95%, il 99%, poi dall'RK, quindi la resistenza caratteristica, si passa a una resistenza di progetto, che quindi è affetta da un fattore di legato al materiale, il famoso gamma con M, ma questo non vuol dire che la curva verde prosegue all'infinito, il che vuol dire che noi accettiamo che il 99,9, che è pressoché la totalità, ma non è la totalità assoluta, della resistenza sia superiore al 99,9% degli effetti massimi dei carichi, ma questo non è il 100%. Quindi, pur essendo molto cautelativo, questa impostazione ci dice che non esiste il rischio zero. Cioè, tu quanto è stato richiesto dalla normativa precedente, cioè la perfetta stabilità e la evitare qualsiasi pericolo, è in contraddizione con quanto la normativa ci chiede. La normativa, ripeto, è estremamente cautelativa, però altra questione è dire che esiste il rischio, cioè è pretendere un rischio zero. Il rischio zero non esiste. Siamo in una condizione tale per cui parlare di rischio zero vorrebbe dire costo infinito, il che non è compatibile con le cose umane, per cui dobbiamo accettare una quantità di rischio estremamente ridotta, ragionata, ragionevole, ma non può essere zero. Chiuso questo inciso, parlerei adesso un po' più del dettaglio della normativa, che peraltro è abbastanza chiara nella sua stesura, salvo intervenire e quindi soffermarmi su alcuni punti per i quali credo meriti un qualche osservazione. Nel prossimo incontro vedremo poi degli aspetti più pratici al riguardo, per esempio delle analisi semplificate, che è uno degli aspetti che la normativa richiede, e degli esempi concreti di una relazione. Però direi che in questa prima parte mi concentrerei su quello che è invece la lettura e il commento della normativa. Come ho già detto, in rosso sono riportati gli elementi che mi sono sembrati significativi, quindi in questo caso la normativa si adatta anche alle strutture esistenti, sottolinea che i disegni devono essere aggiornati e quindi essere fedeli con la struttura che si va ad esaminare. Vedrei adesso invece quanto dice la normativa CNR, in cui si sottolinea che lo scopo di questa normativa è la presentazione delle relazioni, ma anche la documentazione, diciamo, tratta in modo un po' più esteso rispetto a quanto dice la NTC, la questione del software. Anzi, pur avendo appunto come titolo relazione di calcolo, in realtà era pensata soprattutto per quanto riguardava, diciamo, una regolamentazione del software. E il commento al primo articolo, appunto, della CNR ricorda che questa normativa vuole essere appunto una guida per gli utilizzatori di codici di calcolo strutturale, e parlava di una cosa che non si è ad oggi verificata, perlomeno non per il calcolo delle strutture, mentre ad esempio per gli impianti è stato realizzato, di una omologazione dei codici di calcolo strutturale da parte di un organo ufficiale. Questo è una questione su cui ci sarebbe molto da discutere, però è interessante che già 33 anni fa si parlasse di questo aspetto.
Un punto ripreso poi anche dalle norme tecniche per le costruzioni è la responsabilizzazione del progettista relativamente al controllo dell'affidabilità dei codici utilizzati e la verificare appunto anche l'attendibilità dei risultati stessi. Questo avviene attraverso un esame della documentazione a corredo del software per valutare l'affidabilità e soprattutto l'idoneità al caso specifico. E direi che questi sono due aspetti sostanzialmente complementari ma ben distinti, nel senso che da una parte si tratta di valutare quali sono le caratteristiche di un software, quindi che cosa fa, come lo fa, in che misura può essere utile per il caso specifico e quindi idoneo o meno, nel senso che non esistono anche i software diciamo più ampi, in realtà hanno delle limitazioni e quindi vanno verificati sulla fattibilità o meno nell'esaminare il caso che si ha da trattare. Per questo è necessario appunto, e qui ritorniamo all'articolo 10.2 dell'NTC, in cui viene richiesta, anche riprendendo appunto quello che già la CNR diceva, il produttore di software dovrà produrre una esauriente descrizione delle basi teoriche degli algoritmi impiegati, l'individuazione dei campi di impiego, nonché casi prove interamente risolti e commentati. Ecco, allora per questo noi abbiamo preparato per il software Axis, in questo caso parlo di Axis LT, una versione gratuita che può essere scaricata dal sito stadata.com, una serie di esempi molto semplici e non è un caso, nel senso che soprattutto chi vuole apprendere un nuovo software certamente troverà meno fatica facendolo con degli esempi estremamente semplici, come vediamo in questo caso. Qui sono una serie di modellini che sono forniti a corredo appunto di Axis VMLT, che è un software, ripeto, gratuito e libero, e quindi confrontati per verificarne appunto casomai con altri software la loro correttezza, ma soprattutto isolando un problema per volta e quindi potendo individuare una specifica caratteristica del software. Allora vediamo ad esempio l'effetto del link rigido, per cui una forza caricata su un link rigido distribuisce ugualmente le forze sulle tre componenti, la distribuzione per esempio del taglio per una forza orizzontale su una serie di elementi verticali, quindi la necessità, come vedremo dopo, di utilizzare un tipo di elemento finito rispetto ad un altro in funzione del rapporto tra taglio e altezza dell'elemento, che produce un fenomeno per cui su un elemento molto tozzo la deformazione da taglio è certamente significativa. Poi vediamo delle trave su suolo elastico, un'instabilità di un elemento incernierato, la dinamica di un elemento singolo, l'analisi dinamica su una piastra distorta, questo direi uno dei classici test di bontà del software, perché la distorsione degli elementi e soprattutto negli elementi di superficie, uno dei parametri che distingue appunto un elemento, diciamo la bontà dell'elemento stesso, e tutta una serie di altri modellini che, ripeto, possono essere utili per poter effettuare dei confronti e per poter testare appunto la validità del software confrontandolo con qualsiasi altro software che sia disponibile. Ecco, qui ne vediamo un'ampia serie e questi modelli sono anche riportati in un documento dove esiste anche un commento che evidenzia la specificità. Allora, vediamo adesso l'articolo 4 della normativa del CNR, la quale richiede che
all'interno della relazione debbano essere riportati questi dati. Allora, alcuni sono piuttosto banali, il titolo, il distributore, la sigla, eccetera, eccetera. Ma c'è un punto che è, secondo me, significativo e che potrebbe risolvere una questione che è abbastanza discussa, cioè cosa fa il software, come lo fa. Il punto è il tipo di assistenza da parte del fornitore. Ora, perché una normativa dovrebbe, direi un po' curioso, che chieda che tipo di assistenza viene fornita dal produttore del software? Beh, lo vediamo dopo, perché nel grado di affidabilità dei codici si parla di appunto esistenza di documentazione, di controlli, codici di autodiagnostica, di capacità del codice di fornire sintetiche rappresentazioni di risultati salienti. Vorrei solo ricordare che questa, essendo una normativa dell'86, all'epoca parlare di output grafico era sì fattibile, ma con dei costi proibitivi, per cui qui quello che oggi invece si pretende sia assolutamente esaustivo, all'epoca si parlava di fornire sintetiche rappresentazioni. Ma tornerei invece alla questione dell'assistenza, perché sempre nel punto 4.2 sul grado di affidabilità dei codici è richiesto che sia, comunque sottolineato, che è altresì importante un'assistenza da parte dell'autore o del distributore atta a garantire l'eliminazione tempestiva di eventuali errori o difetti di funzionamento, l'aggiornamento anche in rapporto all'evoluzione della normativa, la corretta individuazione della possibilità d'uso del programma e, ancor di più, l'utilizzazione di un codice di calcolo non assistito o privo di un'adeguata ed esauriente documentazione, sia teorica sia operativa, è sconsigliabile. Ora, io credo che questa richiesta sia l'unica vera soluzione per risolvere i problemi relativi alla conoscenza del software, nel senso che certo, è possibile produrre della documentazione, è possibile fornire dei riferimenti bibliografici, questi sono elementi assolutamente utili, ma non avere un rapporto diretto con chi il software l'ha prodotto produce certo un gap di difficile capacità di essere risolto. A me sembra che questo punto sia estremamente innovativo, ripeto, pur essendo stato pensato nel 1986. Altri punti riguardano di nuovo l'avvertenza che il codice di calcolo debba essere compatibile con le scelte di modellazione, cioè partiamo dalla necessità del problema, il software deve essere in grado di affrontarlo correttamente. E il progettista evidenzierà la coerenza del problema particolare trattato con quelli risolto dal codice. Quindi il progettista ha comunque un ruolo estremamente attivo in questa operazione. Da una parte abbiamo un problema, dall'altro abbiamo uno strumento, che è ovviamente il software. La garanzia che lo strumento possa risolvere correttamente il problema la può dare solo il progettista. Qui poi si dilunga la normativa in una serie di indicazioni più operative, una che mi sembra molto utile, soprattutto nell'ambito delle strutture esistenti, in cui suggerisce che in alcuni casi sia opportuno adottare più schematizzazioni limite che le plausibilmente racchiudono il comportamento reale. Allora, io ho fatto un esempio: se noi abbiamo difficoltà nel valutare l'effettivo grado di vincolo di un telaio molto semplice, è ovvio che se noi poniamo due estremi, una
in questo caso di un perfetto incastro e un'altra di una situazione in cui abbiamo cerniere, adotteremo quella che si chiama la logica upper and lower band, cioè due limiti estremi, con la consapevolezza e direi anche la certezza che la verità starà nel mezzo. Ora, questa è una metodologia molto semplice ma estremamente efficace, soprattutto sulle strutture esistenti, dove risulta difficile valutare certe caratteristiche della struttura stessa. Questo porta ad un'altra considerazione immediata, e che molto probabilmente in molte situazioni sono necessari più modelli, per come in questo caso, ripeto, molto semplice, ne abbiamo due che però differiscono e possono ovviamente produrre risultati sensibilmente diversi. In generale potrà essere utile l'idea di ragionare su modellazioni diverse, non dico con software diversi perché qui entriamo ancora in un altro settore, ma semplicemente nel provare a verificare cosa può succedere in situazioni dove andiamo appunto a verificare dei range di incertezza, ma con dei limiti ben precisi. Allora, vediamo adesso il punto 3.5, sempre CNR, relativo alla modellazione della struttura dei vincoli. Qui viene definito, viene richiesto che il modello matematico viene definito individuando i tipi strutturali dell'organismo resistente nel suo insieme, delle parti, dei vincoli, eccetera. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi dobbiamo avere una strumentazione software che sia effettivamente in grado di rappresentare tutte le componenti della struttura in esame. Ricordo che un modello di calcolo agli elementi finiti comunque è composto da tutti questi elementi. Quindi abbiamo punto 1, il componente strutturale, punto 2, quindi il tipo di elemento, i nodi, il materiale, la geometria, i vincoli interni tra gli elementi, il punto 2, le geometrie, il punto 3, i carichi nelle diverse forme possibili, il punto 4, un sistema di riferimento locale, il punto 5, un sistema di riferimento assoluto, i gradi di libertà dei nodi, i vincoli esterni e i parametri di calcolo. Questo per elementi lineari. Una situazione del tutto analoga si riscontra anche per gli elementi di superficie, nel senso che anche qui abbiamo componenti strutturali, geometrie, carichi, gradi di libertà, vincoli esterni, sistemi di riferimento e parametri. Ora, perché sottolineo queste due slide? Perché in molti software può essere benissimo che alcuni di questi dati siano impliciti. Ora, impliciti che cosa vuol dire? Vuol dire che il software non consente all'utente di poter gestire questi dati. Effettivamente, se io ho un software di calcolo a trave continua, al limite potrò definire se i vincoli esterni sono incastro o cerniera. Però in altri casi invece questa possibilità di manovra, cioè avere strumenti che rendono flessibile il software, diventano essenziali. È importante verificare che questi dati siano effettivamente resi disponibili, anche se questo va rapportato al tipo di struttura. Allora, volendo fare un esempio, la differenza tra una macchina fotografica che sia totalmente automatica, quindi sceglierà i tempi di otturazione, la luminosità, eccetera, eccetera, rispetto ad una reflex dove invece ogni parametro può essere modificato dall'utente. È chiaro che nel primo caso andrà mediamente bene o mediamente male, dipende da dove lo si guarda, però quindi sarà più automatico. Nel secondo si avrà la possibilità di avere uno strumento molto più flessibile, ma peraltro sono richieste anche delle conoscenze maggiori. Ecco,
Vediamo adesso quella che potrei chiamare la cassetta degli attrezzi relativi al software. Io qui faccio una rapidissima scorsa di quelli che sono le tipologie di elementi finiti, che si possono raggruppare in puntuali, lineari e di superficie, e per ogni tipologia strutturale è necessario avere appunto il tipo di elemento specifico, per cui nella trave singola potrà essere un elemento trave eulero o timoscenco, e qui abbiamo due formulazioni diverse da usare in situazioni diverse. Le reticolari potranno essere piani spaziali nel caso si vogliano appunto studiare strutture di tipo reticolare, i grigliati idem avranno sempre delle travi di fondazione potranno essere travi su suolo elastico con un letto di molle lineare o non lineare e viceversa. Ecco, credo che questo sia un elenco, io adesso non entro nel dettaglio delle singole voci, però ritengo siano il set necessario per modellare correttamente una struttura nelle diverse ipotesi che si possono verificare. Quanto abbiamo visto prima per gli elementi lineari vale anche per gli elementi di superficie, per cui da una parte abbiamo le tipologie strutturali, dall'altra la libreria di elementi necessari per poter soddisfare queste esigenze. Allora, per esempio, nel caso di solette piene possiamo avere piastre spesso sottili sulla base di appunto degli spessori, idem per quanto riguarda i setti verticali antisismici, i nuclei scatolari, le scale lineari o a spirale, i vani sensore, eccetera, eccetera. Ecco, anche in questo caso, quindi, per esempio, la modellazione di un muro d'angolo di questo tipo non può certo essere fatta in modo semplificato, come in genere succede appunto effettuando una semplice sezione dell'elemento, ma modellando l'intero elemento di cui poi se ne possono valutare deformazioni, stati tensionali e così via. Idem per le strutture complesse, come possono essere scale di questo tipo, elementi molto articolati con dei piani intermedi, eccetera, eccetera. A conclusione di questo primo incontro vorrei sottolineare che l'esame di questi aspetti relativamente al software per il calcolo agli elementi finiti indicano come la normativa crei le premesse perché le relazioni di calcolo non siano semplicemente dei documenti stile elenco del telefono, ma che per produrre una buona relazione dietro ci devono essere le condizioni perché questo succeda, ma soprattutto ci deve essere una forte consapevolezza da parte del progettista relativamente all'uso, alla conoscenza e al controllo degli strumenti, in questo caso il software, per produrre le relazioni stesse. Ringrazio quindi per la vostra attenzione, ricordo che il prossimo incontro sarà il 16 di aprile prossimo e chiunque voglia porre domande o quesiti può scrivermi a castagnone@stadata.com. Arrivederci alla prossima puntata.